La rivoluzione francese, ciò che fece, sapete cos'è, amici miei? È un grande cambiamento epocale. Perché? Perché prima della rivoluzione francese i vostri nonni credevano solo nel paradiso. E quindi c'era un signore che gli diceva: dammi tua moglie, la zappa la terra tutta la vita, un domani avrai la vita eterna. E i nostri nonni, pensate che coglioni, bisnonni, eh? Poi è arrivata la rivoluzione francese, gli hanno tagliato la testa a sti pretacci e a chi disorreggeva i reali. E da quel giorno chiaramente è arrivata l'epoca degli illuminati, l'illuminismo, no, francese. Perché? Perché è arrivato un momento in cui l'uomo ha detto: vabbè, signor prete, il paradiso terrestre te lo prendi tu, io intanto impicco a te e mia moglie me la bombo io. Finisce lo ius prime nocti, un diritto durato 1000 anni. Perché vi ho voluto raccontare questo? Perché quando accadde ciò, chi si inventò, tra virgolette, la religione che gli diede la possibilità a pochi uomini di avere la supremazia sugli altri, dovette inventarsi un'altra cosa. E infatti dal 1900 conosciamo la politica. Per 1000 anni si sono fatte le guerre di religione. Dal 900 si sono inventati la politica. Il fine qual era? Dividere la base, come al risico, in bianchi e neri. E loro fare gli interessi, come il banchiere del Monopoli, sulle vostre disgrazie e sulle guerre che finanziano. Sono i banchieri di Wall Street, gentaglia che probabilmente se Hitler avesse vinto la guerra, tu non avresti mai conosciuto e non avrebbero mai neanche le nostre aziende di Stato avuto modo di conoscerli. Sono Antonio Barbuto, tenente veterano dell'Arma di Cavalleria di Linea e presidente, vita natural durante, di Ciaurino No Profit. E voglio incularmi da Francescano quali sono tutti i parlamentari ladri e massoni. Come quel padre di quello youtuber di cui oggi ti vengono a dire che la colpa è dello Spinello o della Lamborghini, ma non del padre cornuto massone impiegato al Quirinale che ha viziato quel figlio di puttana al pari di tutti i figli di puttana viziati che ci possono essere al mondo. Un forte abbraccio e a mente dell'articolo 11 della Carta dei diritti dell'uomo, che mi dà possibilità di esprimermi senza limiti di frontiera e senza ingerenze, pardon, da parte dell'autorità pubblica, mando a fanculo anche gli eventuali cornuti e figli di puttana PM a cui non dovrebbero stare. Molto genio le mie parole. Buona giornata, grazie e riposo a tutti e buona domenica.